Pace e bene a tutti. Santa giornata. Bene, proseguiamo il nostro cammino alla riscoperta del frutto dello spirito, cioè queste attitudini, perfezioni meravigliose che crescono nel cuore, nell'anima di chi davvero si è aperto allo Spirito Santo e imita Gesù. Oggi abbiamo detto che parliamo di... Bravi. Domani vedremo la sorella, la bontà. Oggi partiamo dalla benevolenza. Che cosa è la benevolenza? Ecco, la parola che San Paolo usa, che viene da un termine greco che è krestos, di per sé indica qualcosa di buono per qualcos'altro, cioè la benevolenza è quell'attitudine di saper vedere il bene negli altri e nelle cose, saper vedere il bene possibile negli altri, saper vedere il bene nascosto nelle situazioni. È un'attitudine bella che semina lo spirito di Dio nel nostro cuore e non è il semplice ottimismo della serie, vabbè, guardiamo in mezzo bicchiere pieno e vai. No, no, è un atteggiamento proprio da persone risorte, perché significa saper guardare l'altro non come la somma dei suoi limiti, ma sempre nelle sue potenzialità belle, saper entrare nelle situazioni chiedendosi sempre e comunque qual è il bene che posso trarne da questa situazione. Qualcosa di meraviglioso. Però capite che è un frutto dello Spirito di Dio, perché è qualcosa che ci supera. E in effetti è Lui il vero benevolo, come ci ha ricordato Gesù. Ci ha detto, guardate al Padre vostro, che è benevolo verso gli ingrati e verso i malvagi. In un altro brano del Vangelo dirà, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e gli ingiusti. Beh, infatti non mi pare che se c'è il sole a casa di Tizio splende e a casa di Caio a fianco giù tsunami e tempeste, se è cattivo. No, vediamo che Dio ha questa benevolenza, questo cuore aperto verso tutti quanti e lo possiamo vedere nella storia. Per esempio, la storia di un personaggio famosissimo, San Paolo. Che cosa ha vissuto? Ve la faccio in versione simpatica. San Paolo non era uno stinco di santo, poi c'è diventato, ma insomma perseguitava i cristiani, ammazzava gente. Perché? Perché lui era giudeo e pensava di essere nel giusto, quindi faceva fuori i cristiani, li perseguitava. E proprio mentre stava andando a Damasco ad arrestarne un altro po', cosa fa? Il Signore gli va incontro. Vi ricordate? Paolo che cade da cavallo, rimane cieco per 3 giorni. Gesù gli va incontro e proprio mentre stava andando ad ammazzare la gente gli dice: Saulo, ma perché mi perseguiti? Rimarrà a letto per 3 giorni, mentre è a letto ha una visione, vede un certo Anania, e questo chi è? Che va e gli impone le mani. Nel frattempo Anania, che era un cristiano, fa un sogno e il Signore gli dice: Vai da Paolo. E Anania: No, ma io non ci vado, quello mi ammazza. Tu non ti preoccupare, l'ho scelto io come mio strumento, vai. Anania va, lo battezza e San Paolo inizia la sua missione ad annunciare Cristo a chi non lo conosce. E sapete San Paolo cosa dirà? Dirà, a me che ero proprio, diciamo così, l'ultima ruota del carro, a me che ero il peggiore, un persecutore, un bestemmiatore, Dio mi è venuto incontro e ha chiamato me, ha scelto me per essere un suo strumento. Cioè Paolo cosa fa? L'esperienza della benevolenza di Dio nella sua vita. Perché? Perché vede il bene possibile, vede nascosto in ognuno il suo potenziale figlio, la bellezza nascosta in ognuno di noi. Ed è di questa benevolenza che in fondo abbiamo bisogno di fare sempre memoria grata. Perché? Perché se siamo tutti qui è perché tutti abbiamo intuito qualcosa di questa benevolenza. Io vi racconto una cosa, non la racconto spesso, ma penso vi possa servire. Un bel po' di anni fa ero proprio smarrito completamente, cioè a 18 anni avevo iniziato a fare ballerino notturno, quindi capite che insomma era tutt'altra cosa. Mentre insomma stavo ballando una serata, e mi è successa una cosa stranissima. Mentre proprio ballavo sul cubo, insomma, tutte altre cose strane, mi viene in mente una grazia bella, proprio una cosa bella che avevo vissuto quando ero piccolino, no? Frazione di secondi, un flash, e io che rispondo nella mia mente, perché proprio a me? Poi ho chiuso di nuovo la testa, vabbè, ho continuato, e il Signore avrà pensato, tranquillo, 2 anni e testendo, insomma. Però per dirvi, qual è la cosa bella? Che ripensandola dici, ma guarda quanto è bello Dio che ti cerca e ti viene incontro sempre e comunque e guarda sempre e comunque il bene possibile. Capite questo sguardo provvidenziale bello sulla realtà? E in fondo vi dicevo, se noi tutti siamo qui è perché qualcosa l'abbiamo sperimentata. E a meno che uno non abbia un ego gonfio come una mongolfiera che dice, no, ma io sono a posto, tutto sommato, sono bravino, mi merito qualcosa. Se guardiamo la nostra storia,
diciamo, ma Signore, ma quanto sei benevolo, buono con me, ma quante ne ho combinate, quante ne combino e mi dai sempre occasione di camminare. Questa è la benevolenza, capite? L'opposto qual è? Si capisce? L'opposto di benevolo è? Malevolo, bravissimi, cioè? Uno che vuole vede il male, che sapete, quelli che stanno sempre lì a guardare se la cosa sbagli, che covano sempre qualcosa che non va verso di te, quindi e poi parlano, perché ovviamente la bocca parla dalla pienezza del cuore, oppure poi fanno il male. Questa attitudine è bruttissima, perché poi veramente chi è malevolo fa una vita piatta, scialba, brutta, sempre lì a gorgogliare, a vedere ciò che non va. E guardate che bruttissimo, perché ad esempio quando noi etichettiamo le persone, no? Quando tu hai un'etichetta, cioè per te quella persona è così, tu la guarderai già pensandola in quel modo. E quante volte non diamo agli altri la possibilità di sbocciare proprio perché il nostro sguardo è cattivo? A volte diciamo, ma questa persona che ho accanto non cambia. Però sarebbe bello chiederci, ma io gli do la possibilità di cambiare? Com'è il mio sguardo? Com'è il mio atteggiamento? O nella vita di coppia? Nella vita di coppia, questa è una difficoltà più prettamente femminile, è quando vuoi cambiare a tutti i costi l'altro, ti approcci all'altro non più come qualcuno da accogliere nella sua unicità e facendolo sentire amato, gli dai modo di sbocciare, no, giù catesta proprio formato ariete che ti devo cambiare, ti insegno io come fare, pure come si spreme coso del dentifricio. Capite? Non va. Perdi quella bellezza, quel guardare all'altro nella sua unicità. E capite bene che per avere uno sguardo, un atteggiamento così, abbiamo bisogno di avere il cuore attaccato a Dio. Attenti, non è buonismo, non è dire vabbè, fai quel che vuoi, ti voglio bene. No, no, a volte sarà necessaria la correzione, sarà necessario richiamare l'altro alla sua responsabilità, ma non riduci l'altro alla somma dei suoi difetti. Vedi sempre oltre. Una volta un vescovo fece un esempio, prese un foglio, ci fece sopra uno scarabocchio, insomma, con la penna nera, lo fece vedere e disse: che vedete qua? Un punto nero, la forma, la macchia, un foglio sporco. E dopo un po' questo vescovo disse: va bene, bravi, ma ditemi, perché nessuno mi ha detto che c'è anche tutta una parte bianca? A volte ci riduciamo così, specialisti nel trovare i nei negli altri e perdiamo questo sguardo benevolo. Questo vale sugli altri, perché in fondo quando emerge il limite dell'altro, che sia il coniuge, un amico, una persona cara, quella è l'occasione che hai per volergli bene nel suo limite, per sostenerlo nella sua fragilità. Ma d'altronde ci ha detto Gesù, è facile voler bene agli altri quando sono bravi, ma il limite dell'altro è una chiamata che Dio ti fa ad uscire da te stesso, a saperlo supportare nel suo limite. E in fondo mette a nudo anche i tuoi limiti. E non solo, ma avere uno sguardo benevolo anche sulla nostra storia. Noi tante volte ci chiediamo perché a me, perché mi è successa sta cosa e rimaniamo incastrati, quasi atterrati. Ma sapete, acquisire uno sguardo benevolo, cioè lasciare che lo Spirito Santo semini nei nostri cuori un'altra santa domanda, che è invece chiederci: ma questa cosa come mi può servire? Questa cosa che ho vissuto come mi può aiutare ad aiutare addirittura altri? Perché se pensiamo così, allora potremmo forse renderci conto che i peccati che abbiamo commesso, che Dio non avrebbe voluto, non ci ha dato il permesso di fare, possono però diventare luogo dell'esperienza della sua misericordia. Un mio errore può diventare una scuola di saggezza, una ferita che ho subito nella mia vita. Mi potrà aiutare a capire, a voler più bene agli altri. Cioè, la benevolenza è acquisire uno sguardo grato su tutta la nostra storia, perché tante volte anche le cose più dolorose che viviamo nascondono una provvidenza. E se ancora qualcuno di noi si lamenta ed è arrabbiato per qualcosa della sua vita, ti dico che tu non hai ancora trovato il tesoro che quella cosa nasconde. Sapete, una volta un sacerdote ha raccontato una sua esperienza, mi avvio a concludere. Praticamente ritornava da una parrocchia ad un'altra, aveva fatto un incontro di sera, era notte fonda, verso mezzanotte, e gli si rompe la macchina in piena campagna, in un punto dove non c'erano né case né prendeva il cellulare, quindi proprio perfetto, tutto torna alla perfezione. Allora che fa? Vabbè, signore mio, che devo fare? Chiude la macchina e si incammina e nel suo cuore pregava e diceva: ma signore mio, chissà perché sta cosa.
imbocca una strada a piedi che non avrebbe fatto con la macchina, grazie a Dio era pratico della zona, e mentre camminava in lontananza nella foschia vede una sagoma vicino a un ponticello, guarda meglio avvicinandosi ed era un giovane che si stava per buttare giù, si voleva suicidare. Allora lui lo chiamò: ma che stai facendo? Fermati! Questo ragazzo, grazie a Dio, ha desistito dal suo proposito, hanno iniziato a parlare, non solo non si è più suicidato, ma si è anche incamminato nella fede nella sua parrocchia. Cioè, vedete, a volte le cose che ci capitano nascondono una provvidenza più grande. Allora, acquisire uno sguardo benevolo sulla nostra storia, che vuol dire imparare a guardare la storia con gli occhi di Dio, ci aiuta a scorgere dei tesori nascosti anche nei luoghi più dolorosi della nostra vita. Perché in fondo, miei cari, e concludo, tanti vanno in cerca delle esperienze forti, no? Soprattutto quando siamo più giovani. Ma che cosa c'è di più forte, di più bello, di vivere l'ordinario con un amore straordinario? Che cosa c'è di più bello di vivere addirittura le fragilità dell'altro, i limiti di un amico, le difficoltà di tuo figlio, le fragilità del marito e della moglie, come delle occasioni per sostenerlo, per crescere nel dono di te, per amare un po' di più, trasformare anche le difficoltà in delle occasioni di crescita? Questo è quello che Dio viene a fare. E in fondo abbiamo tutti bisogno di imparare a guardare così la nostra storia, perché se ci pensiamo, tante volte dalle cose più dolorose nascono nel corso della vita le perle più belle. E vista così, in fondo, anche la morte, se avremo vissuto e amato con Cristo, ci regalerà il paradiso. Letta così, anche la morte diventa qualcosa di bello.